al zio. M pensa che il cedimento di suo fratello, in base alle confidenze di P, sia cosa da affrontare subito. Zio carissimo. Appena gli date lo sta bene, l'indomani lui va a sparare. 544 si è messo un po' in pensiero e vorrebbe procedere all'eliminazione degli... Zio, volevamo chiedervi sempre nella linea del possibile se si può far arrivare un vostro discorso al notaio. Che a Caccamo. I terreni di Marsala sono di grande valore e in aria edificabile. Non va facendo altro che parlare male di voi e del nostro caro zio Totù. Grazie, zio. Ho ricevuto il nome del politico che deve essere appoggiato qui da noi e mi sono già mosso con gli amici. Carissimo, questa nostra grande causa richiede pazienza e tutta la misericordia del nostro Signore. Molte sono le prove per la quale siamo sottoposti e la soluzione migliore non è sempre la più facile. Fateci sapere che si può chiudere un occhio prima di chiuderceli tutti e due. Che fa? Hai capito dove nascondi i pizzini? Ci siamo. E vai. Vola, gigante. Volo. Posso telefonare? Deve fare lo zero. Dottor, ho fatto tutto quello che mi ha detto. L'ho fotografato e l'ho rimesso nei pantaloni. Sta uscendo una ragazza con una busta azzurra. Eccola. Il vicino dice che questa sera devono portare qualcuno dallo zio. Sembra che lo zio aspetti visite. Forse è la volta buona. Dobbiamo capire a chi passa l'informazione. Ecco, è lì che fanno lo scambio. Non ho più la busta. Ho passato il pizzino a qualcuno. Magari a quella. Che ne dici? Potrebbe essere. Seguiamolo. Alfiere, Africa. La punta verde, prendetela voi. Ricevuto, capo. Chi sta dentro comincia a diventare nervoso, il motivo ce l'ha. Il carceratore è sempre lì, nessuno lo tocca. La revisione dei processi non arriva. Ma che cosa pensano quelli là dentro? Che noi altri qua ce ne stiamo fottendo. Ma ci abbiamo fatto mancare mai niente. Né a loro, né alle loro famiglie. Mi era stato promesso che in 10 anni cominciavano a uscire. Invece niente succede. Ma tutti che scassano la minchia con questi 10 anni. Cioè, ancora 10 anni non sono passati. Ma che ragionamento è, scusi? Col vostro permesso. Direi qualcosa pure io. Occhiuzzo, tu c'hai pure ragione. Avevo promesso che in 10 anni avrei messo a posto tutto. E invece i tempi si sono allungati. E cosa dovremmo fare? Ricominciare con le bombe? Perché? Abbiamo ottenuto qualcosa concedendo la tregua allo Stato. Con la tregua ci siamo rimessi in piedi. In silenzio abbiamo ricominciato a crescere senza farci notare. Se noi ricominciamo a fare la guerra allo Stato, quelli ci fanno a pezzi. Un'altra volta. Il giorno che questa nostra bella organizzazione diventerà invisibile e non farà più paura, quel giorno noi avremo la revisione dei processi e la fine del carcere duro. Ma la strada è lunga,
e difficile, come quella di Mosè. La nostra terra promessa è ogni giorno più vicina. E sogno io che vi ci porterò. Guardati nelle tasche e dimmi, hai più piccoli ora o 10-20 anni fa? La guerra costa e la pace rende. Parlateci a quelli che si lamentano, a quelli che stanno nelle carceri, a quelli che ci hanno di bisogno e diteci, con zio, quello che promette, mantiene. Che Dio va benedica. Rallenta, rallenta, non ti avvicinare troppo. Abbiamo visto giusto. Queste sono 3 ore che gira a vuoto. Bene. Non li perdiamo, eh? Stia tranquillo. Muoviti, Gigà! Avviciniamoci anche noi. State tranquillo, zio. E per stasera? Nessuno deve sapere. Nessuno. Sta accostando. Si è fermato. Carica un uomo, distinto, vestito bene. C'ho una borsa in mano. Gli ho tolto gli occhiali. Adesso gli passo una cosa. Avvicino un po' l'Africa e non vedo bene. Ma che fa? Gli sta mettendo una cosa sulla faccia. Lo benda. Lo sta bendando perché non sappia dove lo porta. È lui l'uomo che deve incontrare lo zio. Avverto gli altri. Ragazzi, in campana. Ci siamo. Restate a distanza. Venisse, dottor. Tutto a posto? Nessun problema. Scusasse, dottore.
accomodarsi. Dottore, siamo pronti. Ma cos'è che aspettiamo? Lui è lì, a 150 metri, capo. Andiamola a prendere. Il suo braccio destro. E il dottore era qua per lo zio. Lui doveva essere qua. Magari ancora nei paraggi. Forse ancora qua attorno. Dammi sta torcia. Mandami tutti quelli che puoi. Rastrelliamo la zona. Sanna vuole dei rinforzi. Quello che puoi, anche l'elicottero. Procuratore. Cafiero, allora. Caricano di notte, la bendano e per lei è tutto normale. Calma, Roberto. Calma, un cazzo, calma. Portatelo via. Questo sapeva benissimo chi doveva visitare. Può essere. Può essere. Però né lui né Faro parleranno mai, quindi calma. Senti, senti. Innocenti! Qua sono tutti innocenti! L'innocente aveva con sé questi pizzini, indirizzati allo zio.
Queste? Questo è un farmaco per la prostata. Ce ne sono 6 scatole. Tom, zio. Che è successo? Qualcosa andò storto. Qualcosa o qualcuno? Qualcuno che si voleva pigliare il posto di Benedetto Faro. E magari non solo quello. Ci sono prove? Prove no. Convinzioni. Io sono chiuso ai fratelli Schisà. Ce l'ho questa convinzione. E se voi volete, col vostro permesso, sistemo tutto io. Ogni cosa a suo tempo. Devo vedere un medico. Che voi non sa far preoccupare, ci penso io. Possiamo avere meglio dottore di Palermo. Non è così semplice. La cosa è più complicata. I sbirri erano lì, in via. Ora sanno. Questi sono tutti i medici coinvolti o anche semplicemente sfiorati da inchieste di mafia. Ci sono un sacco di nomi illustri, eh? E anche qualche urologo, come quello che abbiamo pizzicato con Faro. Dobbiamo attenzionarli tutti, soprattutto gli urologi. Ci servono rinforzi. Voi sapete perché l'uomo che stiamo cercando è latitante da 40 anni? Vi siete chiesti come mai? È l'unico della vecchia guardia di Cosa Nostra ad essere sopravvissuto alle guerre di mafia. Agli arresti, seguiti alle stragi Falcone e Borsellino. O perché è l'unico di cui nessun pentito ha mai saputo raccontare niente. E ha lasciato dietro di sé una scia infinita di morti e nessuna traccia. Perché è più intelligente. Più furbo, più cauto. Perché è forse l'unico uomo al mondo di cui esiste una sola immagine reale, per giunta vecchia di mezzo secolo, tanto che oggi non sappiamo neppure che faccia tiene. Ma se noi lo trattiamo come un latitante qualunque, non lo prenderemo mai. Non ho capito tutto. Lei ci sta dicendo che non dobbiamo mettere sotto controllo i medici della zona? Facciamolo. Facciamolo, non possiamo trascurare niente. Però se in questi anni ho imparato un po' a capire come ragiona Iddu, so che non si rivolgerà a nessun medico che sia anche lontanamente in odore di mafia. Cercherà gente pulita, come quel professore che abbiamo pizzicato da Faro. Forse rinuncerà addirittura a farsi vedere da uno specialista, perché sa che sono quelli che possiamo controllare più facilmente. Magari andrà da uno piccolo. E allora? Di questi ha sicuramente bisogno. Perciò, oltre ai medici, dobbiamo controllare le farmacie e registrare i nomi di tutti quelli che comprano questo qua. Soprattutto più flaconi. Nient'altro? Sì, dobbiamo controllare anche tutte le vendite e le prescrizioni fatte negli ultimi mesi. Buon lavoro. Guardi, signor Caruano. Signor Caruano, io non me la sento di fare una diagnosi. L'unica cosa sicura che posso dirle è che lei ha bisogno di accertamenti più dettagliati, anche abbastanza rapidamente. Come le dicevo prima, lei ha bisogno di uno specialista. E
perché? Perché questo non è il mio campo, perché... perché mi occupo di patologie molto più banali qua. È così grave. Guardi, signor Caruano, non è molto serio da parte mia. Ma lei è dottore, che sa? Lei ha un tumore. Un tumore? Un cancro. E quanto mi resta? Questo non so dirglielo davvero. Non conosco il tipo di carcinoma, non conosco la sua aggressività. Non so se sia operabile, se sia curabile, se ci sono terapie adeguate, non glielo so dire. Guardi, l'unica cosa che posso fare è segnalarle delle strutture specializzate e il nome di due specialisti, due chirurghi molto bravi, molto. Al solito non viene fuori niente. E che si aspettava? Che improvvisamente si mettesse a parlare al telefono? No, però... Mi dica del tono piuttosto. Che le sembra? Normale. Il solito. O non sa niente della malattia del suo uomo o sa che non è niente di serio. Continua ad ascoltare. Sicuro, capo. Io ascolto, guardo, pedino. La vita degli altri è la mia specialità. Cioè? Niente. Che cosa ci vogliamo mettere a parlare della sua attività? No, di quella sicuro me ne intendo molto meno. Roberto? Sì. Posso parlare io della tua vita? Tanto ormai ti conosco così bene. E so anche di che cosa hai bisogno per essere più felice. Guarda che ce l'hai sotto mano. Vabbè, va. Ma va lavora. Ho l'elenco delle farmacie indagate. Ah, è venuto fuori qualcosa? A Ceminna. Ci sono due farmacie. Ho capito, Fie, una cosa di giorno. E guarda caso, ieri due persone diverse sono andate a comprare tre confezioni di questa medicina. Ah, ma Ceminna non è a 30 chilometri da dove abbiamo pizzicato Faro? Bravo. E tu sai chi sono? Abbiamo i nomi. Stiamo facendo accertamenti. Bravi. Veloci. Veloci. Non servono più a niente queste. Che ti dissi? L'ecografia che gli fece il dottorino. La Potta è uno specialista di Palermo. Mi disse che la cosa è assai seria. Seria quanto? È molto estesa. Zio, bisogna fare presto. Si deve operare subito. Sì, ma bisogna che andiamo fuori. E fuori dove? Fuori. Poi gli ospedali sono controllati dagli sbirri. In un posto sicuro, lontano. E ci devi pensare tu. Ho bisogno di un poco di tempo per trovare le persone con gli agganci giusti. Tempo? Tu lo conosci quanto tempo mi rimane? Eh? Io no. Solo nostro Signore Altissimo lo sa. Ma io c'ho fede, sai? Tanta fede. Ciccio, nessuno deve sapere niente. Nessuno. E nessuno saprà. Ma per evitare che a qualcuno ci venga qualche sospetto, bisogna darsi da fare. Ora che gli sbirri restarono a Faro, i topi ballano. Che topi? I fratelli Schisà.
si avvicinarono a Occhiuzzo e i due ora si fece convinto di potersi allargare. E Possia lo sa, a forza di allargarsi, a qualcuno ci viene la tentazione di pigliarsi tutto. Se Possia mi dà la benedizione. La benedizione la dà solo il Papa. Voglio vedere mia moglie. Sarà servito. Bacio le mani, zio. Mi raccomando, Ciccio. Bravo. Buongiorno, salutiamo. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce e gli astri cadranno dal cielo. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Peppino Schisà, un imprenditore, legato a doppio filo a Benedetto Faro. E poco dopo, sulla strada per Palermo, hanno ammazzato pure il fratello, Salvatore. Ha tutta l'aria di essere un regolamento di conti per conquistarsi la protezione dello zio. Hai capito? Questi si stanno contendendo il posto di Faro. E probabilmente qualcuno ci ha vinto. Quelli che hanno comprato i medicinali Cimina. Beh? Pare che è tutto a posto. Che vuol dire pare? Due pastori che effettivamente soffrono di disturbi alla prostata. Almeno i ricetti sono regolari. Sì, ma chi sono?
Chi sono i loro amici, che precedenti hanno, i loro parenti, tutto dobbiamo sapere, pure se hanno avuto il morbillo. Ma lo capite o no che chi ha commesso questi delitti probabilmente adesso siete accanto allo zio? E andiamo! Pare. Ammazzare è facile. Un uomo, una bestia, non fa differenza. E dopo che l'hai fatto la prima volta, diventa sempre più facile. I fratelli Schisà erano due Giuda. Era da tempo che tragediavano con Occhiuzzo. E Chiddo è più Giuda di loro. Però ora con Occhiuzzo ci voglio ragionare. Con tutto il rispetto, io credo che Occhiuzzo si sta approfittando del vostro buon cuore. E io per questo ci voglio parlare. Perché mi stai facendo questa mia? Fratelli Schisà erano legati a Faro e ora che quello è finito dentro volevano attaccarsi a un altro carro. Stavano cercando un nuovo punto di riferimento per continuare i loro traffici improprio. Dietro ai si dice erano passati con Occhiuzzo. Occhiuzzo, uno che sta cercando di acchianare in alto e poi non sa più niente. Se ti chiedo di un vecchio che pare sia ammalato, molto ammalato. Mi stia bene, signore Sbirro. Hanno individuato. Hanno lasciato un simpatico omaggio floreale sulla macchina. Io mi andrò alla svelta, capo. Lo zio sa che non gli conviene ammazzare poliziotti. E da quando? Da qualche anno. I crisantemi sono per i morti. Appunto, noi siamo vivi. Calma. Calma. Siamo sbirri qualunque che indagano su un omicidio, è chiaro? Buongiorno. Buongiorno. Dove sta? Di là.
L'amore che vi sta aspettando. Ma che fai, piangi? Non mi vedi da tanto tempo e piangi. Ti sei sciupato, ma sei stanco. Vieni. Siediti. Ma come stai? Che c'è, amore? Che hai? Sogno contento. Contento di rivederti. A me non mi importa di niente. Mi importa solo che tu stai bene. E mi importa che tu me lo fai sapere. Sto bene. Sto bene, sto bene. E i figli? Bene. Loro stanno bene. Tu disse mai che sei stata brava a tirarle su. Pure con Mila. Sei stata brava. E io, in cambio, una vita difficile ho dato. Ma perché mi parli così? Cos'è come? Come se mi volessi dire addio. Allora vai ora. E tu vuoi già che ti saluto, eh? Un zio disse che aveva una risposta immediata. Che c'hiamo a dire? E che ci volete dire, picciotti? Si può dire di no allo zio? E allora diteci di sì. Amore. Nino Morra, detto Chiuzzo, per una cicatrice vecchia di 30 anni. Latitante da 7, capomandamento di Alcamo. Un altro contadino. Un altro della cerchia stretta del vecchio. C'è lui dietro gli omicidi? No. Lui voleva diventare il suo braccio destro, ma qualcuno glielo sta impedendo. E come? Uccidendo quei due che si stavano avvicinando a Occhiuzzo per indebolirlo, per fargli capire che era un perdente. Confermo. Ho il codice dei pizzini di ferro. Ah. Sono numeri al posto delle lettere. All'A corrisponde il 4, alla B corrisponde il 5 e via dicendo. Un metodo rozzo, ma rognoso. Posso? Il vero problema è la grammatica. Che per loro è un optional. E allora? E allora parlano di Occhiuzzo. Non è messo molto bene. Si è allargato un po' troppo. Ha fatto leggere un suo compare, capomandamento ad Agrigento, dicendo che aveva il nulla osta di Iddu. E non era vero. Hai capito? Perciò è nei guai? Direi. Se lo troviamo, magari quello parla. Se lo troviamo. Vivo. Ah, boh. Cominciamo a cercarlo. Sono Nino Morra.
Venite qua a prendere, sono al proprio Calvario. Nicola. Grazie. Sì. Dai un prosecco. Pronto. Freddo, eh? Eccolo, ecco. Chi non morra? Carabinieri, fermo! Ma come fa caro qua? Portiamo gamma! Venga, venga con noi! Sono arrivati prima loro. Una telefonata anonima ha dato luogo e ora precisi. Qualcuno si è voluto liberare di Occhiuzzo. Quello aveva capito tutto. Si è fatto prendere. E sai che ti dico? Secondo me canta. Se è per questo ha già cominciato. E sa che la sera che tu eri stato Faro, lo zio si trovava a 100 metri dalla masseria. E che il medico era lì per lui. E mo sta tutto in mano ai carabinieri. Bello, no? Tanto valeva non averci capito un cazzo. Dove si nasconde lo sa? No. Dopo l'arresto lo zio si è fatto molto più cauto, ha cambiato rete di protezione. Ma e quando lo prendono? L'unica pista concreta che abbiamo è che l'ultimo contatto Chiuzzo l'ha avuto con due pastori di Cimin. Cimin? Sì, perché? Ieri abbiamo beccato due di Cimin seguendo la pista dei medicinali. Oh, mangia pure tu che sei magro. Se sono loro l'indagine rimane a noi però, eh? Sparì la moglie di Occhiuzzo. Capitano che se la vennero a pigliare di notte. Sparirono pure il fratello, il cugino. E Iddu non si fece né vedere né sentire. Occhiuzzo si è venduto agli sbirri. Per questo che vi trovai in una nuova sistemazione. Te lo dissi che di Occhiuzzo non mi fidavo. Ora bisogna tenere conto di quelli che sono vicini a Occhiuzzo. Farci attenzione. E ricorda a tutti che non devono parlare, soprattutto nei posti chiusi. Alberghi, ristoranti, macchine, case. Anzi, è meglio che non parlano proprio. E chi riceve un'informazione deve conoscere soltanto chi ce la porta e a chi la va a dare. Ma da chi l'ha avuta il primo e a chi la deve dare il secondo non lo deve sapere. Così se uno canta, se canta solo la messa sua. La trovaste il canale? Sì. Pare che sono i meglio specialisti di tutta l'Europa. Eppure il contatto è fidato. Solo che c'ho bisogno di un po' di tempo per organizzare. Di te mi fido. Non devi sbagliare. Sì. Sbagliare è come tradire. E io tradisco. Solo che abbiamo un altro problema. Gli scappati si decisero a tornare. C'è già chi li sta aspettando perché dicono che le decisioni che 20 anni fa prese la commissione non si devono cambiare. Campare in America o morire in Sicilia. Ma erano altri tempi, c'era la guerra e l'abbiamo vinta. Ora le cose cambiarono. Con quei picciotti ci siamo a ragionare. E forse ce lo dovete spiegare bene. Perché a Palermo non se ne parla di ragionare. Chi è che non vuole ragionare? Sono diversi. Ma soprattutto lo pare. Perché dicono che loro 20 anni fa quella decisione la pigliarono. E quello che si decide non sa va a cangiare. E non bastano le promesse. Ma io le promesse le ho sempre mantenute. Ora ho bisogno della pace, ho bisogno... Un'altra guerra sarebbe la rovina per tutti. Organizza un incontro con i Lopane. Ci voglio parlare. Morra, lei ci ha parlato di due pastori di Cimin. E loro le consegnarono il pizzino da parte dello zio, è giusto? Sì, esatto, io l'ho detto. Io dottore, dei due nuovi picciotti che si occupano dello zio, solo questo so. Sono questi. Sì, sì. Ma voi come avete fatto? Questi sono. Vogliamo sapere tutto di lui.
tutto quello che sa. Tutto che cosa? In che senso, scusi? Come parla, come si muove, come si veste, cosa mangia, come ti stringe la mano, come ti guarda negli occhi, tutto. Non vi capisco, scusate, ma perché se voi sapete come mangia, come stringe la mano, che fate? Lo prendete? Voglio sapere contro chi combatto. E che ci posso dire io, dottore? Gliel'ho appena chiesto, tutto quello che sa di lui. Tutto quello che so di lui? La cosa che mi è rimasta più impressa sono le mani. Queste mani, grandi e bianche. Ah, poi gli piace il miele, però deve essere di un certo tipo. Ah, gli piace la musica, gli piace Claudio Villa, Mina, ma esce paccio per Mina. E poi gli piace la musica del film Il Padrino. Sì, sì. Ma lui qualche anno fa, quando è uscito il film Il Padrino, si fece accompagnare al cinema 5 volte a vedere sempre lo stesso film. E poi la cosa, diciamo, che tutti sanno lo zio è che lui è molto religioso, la fede. Lui c'ha sempre la Bibbia aperta, la legge, ci scrive cose. E poi c'ha 3 crocifissi, è attaccato al collo, le bacia, le tocca, è così lui. Lui è fatto così. Lui dice che tutto quello che fa è volontà del nostro Signore. Così dice. Quali sono i suoi uomini di fiducia? Lui di uomini ne ha tanti. Quelli che io conosco ve l'ho detto tutti. Però, di fiducia. Lui usa tutti, ma non si fida di nulla. Di che cosa ha paura? Di niente. Anzi no, di una cosa c'ha paura, della guerra. Quando si trattava di farla, l'ha fatta. Quando si trattava di sparare ai politici, non si tirava indietro. Però dice che adesso la guerra potrebbe rovinargli il suo piano. Quale piano? Quello di rendere Cosa Nostra invisibile, come a lui, che vive di niente. Lui è ricchissimo. E aveva tante di soldi che nemmeno lui lo sa quante ce n'ha. Potrebbe andarsene in Sud America, potrebbe avere un paese ai suoi piedi, invece posso restare qua. Vive in una stanza, vive in un sacco a pelo, sempre stesso, blu. Gli scappa non si leva mai perché è pronto a fuggire. Vive da braccato, senza concedersi mai niente. Ma perché vive così? Che senso ha? Perché lei ci butta l'anima per prenderlo? Lei non c'ha una famiglia, lei che vive a Napoli. Ma perché non si gode la sua famiglia? Che ce la fa fare? Che cosa la trattiene? Io lo devo prendere. E lui deve comandare. Dottore, lei lo sa. O comandare è meglio di fottere. Io però sto dalla parte giusta. Pure lui dice la stessa cosa. Vi ringrazio per aver accettato questo incontro. Segno che non abbiamo ancora perso la testa del tutto. E che questa follia che ci prese e che ci costò sangue e lacrime a tutti, a questa follia possiamo mettere fine e tornare a pensare al business. A cosa è servito farci la guerra? A far piangere delle madri, delle mogli, dei figli, nient'altro. Il perdono è una cosa rara in questo mondo. Io sono pronto a perdonare. Dimenticare no, perché non è possibile. Ma perdonare sì. E sono pronto a chiedere perdono se ho sbagliato. Eccoli, eccoli. Mandò. C'hanno le canne da pesca. Canne a pescare. Attenzione, va? Dai, andiamo. Pescano sti stronzi. Tutti i giorni a pescare. Ma non erano pastori sti due? Pastori pescatori. Che facciamo? Che facciamo? Aspettiamo. E aspettiamo. Senti, gigante, ma siamo sicuri che queste ci portano da qualche parte? Oppure qua il signor Occhiuzzo ci sta pigliando per il culo? Da qualche giorno la sua voce ha come un velo.
come se fosse meno naturale. Come se le costasse fatica anche parlare delle cose più banali. Qualche giorno fa mi è sembrato addirittura che piangesse. Forse ha capito, ha saputo che il marito sta male. E se è così, molto male. O forse è solo triste perché non lo vede mai. Roberto. Sì. La telefonata del gigante dice che i pastori si sono mossi, hanno cambiato programma. Oggi non pescano. Prima hanno fatto finta di pescare anche oggi. E poi hanno puntato verso la campagna. Tutto qui più avanti non ci andrei. C'è Novire. La targa l'hai presa? Presa. Da qua ce ne dobbiamo andare alla svelta. Appuntamento con i Lopani è per giovedì. Bisogna che ci andiamo preparati. Hai visto mai così? Non lo convince con le buone. E ci dobbiamo offrire qualche altro argomento. E dato che Lopane è un gran cornuto, può essere pure che ci viene a lui l'idea di farci una sorpresa a noi. Lo capisti? Ci pensavo noi. Francesco Manara, detto Ciccio. Ci siamo arrivati seguendo i due pastori di Ciminna, Patricolo e Ciccio. È un'altra vecchia conoscenza. Ha una condanna definitiva per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa. Mafia contadina. Il profilo è di quelli che piacciono a Ivo. Ma però bisogna attenzionarlo come si deve, eh? Roberto, tu lo sai che Palermo è al primo posto della spesa nazionale per quanto riguarda intercettazioni telefoniche e ambientali. Ah, ancora con sta storia. E dal ministero continuano a farmi delle pressioni. Guarda, l'ultima lettera mi è arrivata l'altro ieri, la vuoi leggere? No, grazie. Ora, loro pretendono un taglio e tu invece mi stai chiedendo nuove autorizzazioni. Ma come pensano che li prendiamo i mafiosi? Con le mollichine di pane? Ecco, per esempio, questa potrebbe essere una bella idea, no? Se vuoi ci parlo io con questo ministro. Prima hanno tolto di mezzo i pentiti, mo ci tagliano le microspie. Perché non tolgono proprio di mezzo il reato di mafia? Così ce ne andiamo tutti a casa. Guarda, io ti sto avvertendo di un problema e ti chiedo di tenerne conto. E io ti sto chiedendo di mandarli a fare in culo. E dopo che li ho mandati a fare in culo, che cosa ho risolto? Niente, ti togli la soddisfazione. Andiamo a che. Se smette di fumare. Sì, ok. Casa e macchina di Manara sotto controllo. Manchiamo solo noi. Tutto a posto. I cani dormono come pupi. Qua, qua. Mi raccomando, Alfie, che quella è roba che costa un sacco di soldi. Tranquillo. Oh, Africa, fregatene del tempo. Abbiamo tutta la notte. Vai con calma, che questi si accorgono pure se una tegola è fuori posto. Ci vogliono tagliare le microspie e noi ci mettiamo il pannello solare. Ma che è colpa mia se qua manca la corrente elettrica? Mi sentite? 1, 2, 3, prova. Mi sentite? Aspetta, che è aspetta. Mi sentite? Arrivo, dottore. Oh! Sentala come dice oh. Senti? Mizzica, mi piace pure sentirla quando prova le cimici. Sentite? Secondo lei è un problema? 1, 2, 3, prova. Mi sentite? Spegni questo. Fittamente. Mi sentite? Mi sentono questi. Oh! Ma non mi sentite? Eh? Mi sa ci sono problemi con la microspia perché non mi sentono. E quello? No, niente. Un'idea. Minchia, che bella piscata facisto, popicciotto. Quando c'è un zio in persona, o piscio è buono, o è buono. Ma dicetemi una cosa, secondo padre ci piacerà lo pane o pisce? E chi lo sa? Di sicuro, ai pisci, lo pane ci piace.
Manara ha caricato Patricolo e Cicero. Vanno verso Bagheria. Ragazzi, non li perdete di vista. Cazzo, Africa, il semaforo! Basta grosso, dai, dai, dai! Stiamo dietro, dottore, c'è una macchina tra noi e loro. Mi raccomando, prudenza. Stai attento, più lontano. Ma che fate? Girate a destra. Devo controllare una cosa. Ma che minchia fanno? Girano a destra. Piano, piano, stai lì lontano. Certamente, solo l'ape ci mancava. Buona, buona l'ape, ci copre. Stai più lontano. Guarda che così li perdiamo. Rallenta, Africa. Ma che fanno? Girano un'altra volta. Allora, mi sbagliavo. Microfono, dì quello che vuoi. Capo, hanno alzato di botto la radio. O per dirsi qualcosa o non lo so. Che fanno? Due svolte consecutive, sembra che tornano verso Villa Abate. Spedinamento? Forse. Mollateli. Ma come, capo? È la prima volta che sto cornuto si muove, bisogna mollare proprio ora. T'ho detto mollateli. È tutta la mattinata che ci siamo dietro. Stacca! Schiattando dalla fame. Perché non ci mandiamo i due picciotti a prendere qualche sfincione, un po' di pane e panella? Eh? Che fai, non ti fidi? Pago io. Per carità di Dio. E che gente che traci, gente che ne esci. Meno movimento facciamo, meglio è. Lo capisci? Io capisco che sono 4 ore qua che stiamo ad aspettare. E ci devi avere ancora un poco di pazienza. Non è che Uzio esce di casa, salincerà la macchina e se ne viene qua tranquillo, tranquillo. Uzio deve prendere, come si dice, le sue precauzioni. E perché non parte prima, allora? Uzio parte quando deve partire e arriva quando deve arrivare. Ringraziando Dio. Salutiamo. Salutiamo. Accomodarsi, zio. Facciamo una cosa. Questi picciotti li lasciamo qua. Si era deciso che se i cappello volevano campare, se ne dovevano restare in America. Ora queste minchia di scappati tornano. Il permesso che ce lo diede. Un tempo. Passarono più di 20 anni. Con tutto il rispetto, zio. La commissione li condannò a morte. E la parola della commissione non è come la rigotta che scade. Questa cosa nostra ha avuto troppi morti. Noi ora abbiamo bisogno di braccia. Braccia per travagliare. Testa per pensare. I morti tirano altri morti. E magari pure qualche infame. Zio, quelli più infami di tutti sono.
Il sangue? Quello di dottor Ciocappello, eh. E allora? E non cambia da padre a un figlio o nipote. E tu a Mia? Mo viene a dire? A Mia? Che stava qua 20 anni fa? Che ci stava? Chi comandava? Io comandavo. Io e Totò. E fecimo la guerra ai Cappello, a tutti gli altri. Coste ma! Lo capisti? O tu lo scordasti? Noi nel passato fecimo cose buone, fecimo. Cose buone, cose giuste, ma fecimo anche cose tinte. Forte assai. Ci fu un bordello fra di noi. Poi quello con lo Stato. E ci costò tanto. Ci costò. Rimettere in piedi tutta l'organizzazione. Ci siamo dovuti andare a nascondere con la testa sottoterra. Ma ora, grazie a Dio, noi la testa la possiamo tirare di nuovo fuori e guardare il mondo, che non è più il mondo di ieri, ma è un mondo nuovo. E noi, in questo mondo nuovo, ci dobbiamo stare a una maniera nuova. Ma io prima devo fare una cosa. E al momento giusto vi spiegherò. Ma la nostra causa non ha più bisogno di sangue. E gli scappati non li dovete toccare. In casa dello zio. Che c'ha? Sta partendo, ecco che c'ha. Eravamo riusciti a entrare in quella casa per miracolo. Adesso prima che la lasciano sguarnita? Di notte, perché di giorno a Corleone. Vabbè, in qualche modo si deve fare, no? Si deve aspettare. Aspettare. Sempre aspettare. Aspettare che Manara parli. Aspettare che la moglie esca di casa con il figlio. E aspettare che lui commetta qualche passo falso. Aspettare! È il casale di Manara, è entrato qualcuno. Quanto ne piglia? Pigliane due, poi vediamo. Uno è sicuramente Manara. Don Ciccio, muto di dissi. Per te che fanno? Spostano cose. Sono usciti fuori. Così ci fottono. Forse no. Figlio mio! Salutavo, non Ciccio! Come siamo? Oh, guardi, da bellezza! Ma che ci fai vivere tu, ah? Che ci vuoi fare tu? Ah, se c'avevo ancora la tua età! Vieni, vieni! Bella, eh? Assetta. Parliamo di cose serie. Ah. Mi dispiace. Oh, scusate, Don Ciccio. Allora, a che punto siamo, Matteo? Manca poco, non vi dovete preoccupare. Io invece mi devo preoccupare.
perché o zio sta cosa ci sta assai a cuore, non è che può aspettare. Ma si capisce, ma noi praticamente siamo pronti. Potete dire allo zio di prepararsi. Quando? Dopodomani sera dobbiamo vedere a quella persona e poi cosa ha fatto. Bene, bene. O zio sarà molto contento. E ora mangiamo una bella pasta che sarde caura caura, ah! Dobbiamo capire con chi sta parlando Manara. Di qua non si può, ma quello per andarsene ha solo due possibilità, a destra e a sinistra. Se è africano lo piazziamo di qua, è gigante di qua, non ci può sfuggire. Mi dovete filmare a targa di questo Matteo, eh? Non ce la faremo mai, bisogna attraversare tutta Palermo. Guaglio, alzate il culo, pigliate una moto, fate una volata, basta che mi prendete sta targa, forza! La moto, sì, guido io. Oh, Africa, fai bravo, manco tocchi sulla moto, te dai, su! Una calzetta, taglia qualche pezzo in mare, amore. Metto fra poco ma avrei campato già. La macchina, la casa, il telefono, muto. Sta cosa semplicemente non esiste. So Cicci, io sogno muto. Le hai stare tranquillo. Non ti scordare che mi fidi di te. Non mi deludere, eh? Di Matteo Canistra, il figlio del capofamiglia di Villa Abate. Non ti sorprendi? Certo che mi sorprendo. I Canistra non c'entrano niente con lo zio. Quella è gente diversa, gente che i soldi gli piace spenderli. E soprattutto mostrarli, donne, locali, magari pure droga. Che c'entrano con lo zio? Io intanto gli darei una controllatina al suo cellulare. Così ci facciamo una bella mappa di tutte le sue amicizie. Ha parlato di dopodomani sera. Deve incontrare una persona. Dopodomani il capofamiglia compie 70 anni. Ah. E danno una grande festa in villa. Nella lista degli invitati c'è la metà della Palermo che conta. E noi a quella festa ci andiamo. Champagne? Prego, champagne. Veramente. Dottor. Canista si è appartato con uno. Mi ha dato una busta. Sta uscendo. Un po' dovresti vederlo. Descrivilo. Alto, magro, pochi capelli. Dovresti riconoscerlo subito. È l'unico non vestito a festa. Individuato. E Canistra? Si è appartato col fratello. Non lo perdere di vista. Noi intanto cerchiamo di capire chi è questo qua. Guarda questa testa di minchia. Senta una cosa, vieni a casa. Ma tu, ci fai
o ci sei? Ti dico di stare a destra e invece stai a sinistra. Scusasse, ma mi sentivo poco bene. E se ti sentiva poco bene, perché sei venuto? Tengo famiglia. Ma tu chi sei? Da dove vieni? Quanto sei alto? Nuovo sono, è la prima volta. E pure l'ultima. Finisci questa serata, io non te fare più vedere. Avanti, muoviti, fai girare questo vassoio. Troppo auto, stona, stona, cringe. Gigante, complimenti per il tuo siciliano. Faceva veramente schifo. Vaffanculo. Controllati. Quando cazzo stanno? Chi? I canistra, li ho persi. Come li hai persi? Che vuol dire? Stanno tutti intorno al vecchio a spengere le candeline, ma i figli non ci sono. Porca puttana. Evviva Santuzzo! Allora, li avete beccati? Ma quando mai? Cazzo, da qualche parte devono pure essere, no? È questo? È lui? Sapete chi è? Ogni tanto un po' di fortuna. È un funzionario del comune di Villabate che avevamo schedato per un reato di peculato. Si chiama Calogerolo Presti. No. Tutto torna. La chiamata ricevuta da Canistra alle 22:30 è partita dal municipio. Ah, aspetta, questa è una cosa importante. Dunque, aspetta, fammi ragionare. Allora, il nostro Calogerolo Presti rimane in ufficio fino alle 22:30. Eh? Chiama i Canistra e li raggiunge alla festa. Va bene? Resta pochi minuti e se ne va. Tempo di consegnare una busta. Ma che cazzo c'era dentro sta busta? Qualche cosa che ha a che fare col suo lavoro? Qualche cosa che non poteva fare in orari d'ufficio? Matte. Ehi. Ma tu l'hai mai visto? No. Lo zio. Come lo chiamavano? Usatore. Trattore. E quando passa un trattore non cresce più l'erba. Quanti ne ha fatti scannare? 50? 100? 200? Quanti sono? Ma magari è una leggenda. O magari pure di più. Comunque sarà vecchia, eh? Ho capito, sarà vecchia. Però ancora oggi se comanda ci sarà un motivo, no? Sì, ma questa cosa la usa per tenere tutto in equilibrio. È come Presidente della Repubblica, tanto onore, ma potere vero secondo me oggi picca. E se è così allora me lo dice perché siamo qua? Perché se fai un favore allo zio, per lo più un favore così importante, ci guadagni. Stare nel cuore dello zio significa respiato e pila, picciole. Mica hai detto niente. Scusa, chi decide chi deve campare e chi deve crepare? Chi deve pigliare i soldi e chi invece deve restare a bocca asciutta? Questo che cos'è? Non è potere. Senti, Giuseppe, tu mi stai scassando la minchia, ma te vuoi rilassare anziché da bella sistemata. Zio, Bassia deve sapere che per noi è un onore. Sì, i miei rispetti. Tu sei Giuseppe? Sì. Matteo. E servirvi. Le macchine devono essere tre. Sì, sì. Due devono andare avanti. Come passiamo come a noi? Ci aspettano più sotto. Amonine. Oh, Amonine. Guarda che talento, dottore. Certo, entrare così, il magistrato lo sa. Che non siamo a 30 ce l'ha ben presente. Ma che fai, Insino? Non è che siamo in Sicilia e siamo tutti collusi, eh? Basta uno. È uno al posto giusto, c'è sempre. E siccome qua a chiedere le chiavi equivale a mettere i manifesti. Ci vuole la mano santa della fracana. No, ci vuole che ti muovi. E non lasciare tracce. Non so niente. Apparentemente ha svolto il suo normale lavoro. Qualche cosa deve aver fatto. Se no che c'è andato a fare a quella festa? E poi è un dirigente. Può averlo fatto da qualsiasi altro terminale. Senta, capo, a me queste mi sembrano delle pratiche normalissime. Però se vuole approfondire posso fare le fotocopie. E vabbè, poi sì, se mai le facciamo. Eccolo qua. Alle 21:08 ragioniarlo presto è entrato nel sistema anagrafico.
E? E qualsiasi cosa ha fatto non era ufficiale. Ha cancellato tutto. Calma. Niente può essere cancellato del tutto. C'è sempre una soluzione. Tiè, ciapa su. Questo si chiama Ghost. E come i fantasmi penetra nel mondo dell'aldilà e decifra l'impossibile. Dai, è là. E aspetta. Dai. Ecco qua. È una griglia per le carte d'identità. Ha stampato una carta d'identità a nome di un certo Spada Pasquale nato a Cinisi il 26 febbraio del 33. 70 anni. La data dello zio. Controlli se esiste veramente. Ed è già titolare di una carta d'identità. Ah, capito tutto. Sto Spada ce n'ha due, mo. Una era per lui. Sì. Mi serve una carta d'identità. Zio, ci dispiace se mettiamo un po' di musica. Fate, fate. Ma basta che musica ci piace. A me. Ce l'avete? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Don Ciccio Manara si raccomandò e noi abbiamo provveduto. È Vito dalla prima macchina. Dimmi, Vito. Va bene Che dici? Dice che ci sta una volante della polizia che fa i controlli più avanti. Che facciamo? Usciamo subito, sì. Ma queste staffette sono pulite, come mi disse. Immacolate. Fai una cosa, vai dritto. Telefona alla seconda staffetta e dici di fare come ti dico. Vai così, tranquillo. Bravo Picciotto. Avete visto, zio? I Picciotti si farebbero ammazzare per possia. Non c'è mai bisogno di farsi ammazzare per me. Allora, ho ricostruito tutte le telefonate di Matteo Canistra fatte con il suo cellulare negli ultimi 3 anni. C'è qualche contatto con personaggi minori in odore di mafia, ma niente di particolare. Invece c'è uno strano rapporto con una francese. Una francese? Una francese, si chiama Aude Dufay. C'è un fitto scambio di telefonate 2 anni fa. E poi niente, fino alla settimana scorsa. Ora gli è tornata la passione per la francese a questo qua? Non lo so. La cosa strana, la cosa che non mi torna è che Iddu faccia riferimento a gente del genere, non... Si vede che non ne poteva fare a me. Questo è un farmaco per la prostata, ce ne sono 6 scatole. E guarda caso, ieri due persone diverse sono andate a comprare 3 confezioni di questa medicina. Due pastori che effettivamente soffrono di disturbi da qualche giorno la sua voce ha come un velo, come se fosse meno naturale. Una cosa c'ha paura. Per la guerra. E usa tutti, ma non si fida di nulla. È un funzionario del comune di Villabate che avevamo schedato per un reato di peculato. Mi serve una carta d'identità. Il vecchio sta male. Molto male. La moglie lo sa, ed è per questo che è triste e piange. Aveva capito bene lei. Perciò deve essere operato. Ma evidentemente in Italia per lui adesso è diventato troppo pericoloso. E qua, qua entrano in gioco loro, i Canistra. Sono loro che gli procurano la carta d'identità valida per l'espatrio e sono loro ad avere il contatto giusto all'estero. Aude Dufay. Dufay, Dufay, insomma, ci siamo capiti. È lei il ponte di collegamento che stiamo cercando. Presso di lei avranno fatto base e molto probabilmente sarà lei ad aver trovato l'ospedale giusto. A Parigi. Ma è come cercare un ago nel pagliaio. E non sappiamo neanche se è a Parigi. La francese c'ha altre 2 case perché lavora sia a Lione che a Marsiglia. Fino a prova contraria a Parigi che Canistra l'ha telefonato. Fiore, cerchiamo il primo volo per Parigi. Allora, avec ça, on peut allumer la lumière. Oui.
Ça, c'est pour nous appeler. Et ici, vous pouvez régler le lit. Lever. Baisser. D'accord. Qui è la luce. Questo per chiamare l'infermiere se ha bisogno di qualcosa. E questo per alzare e abbassare il letto. Ok? Oui, merci. Bon, voilà, c'est tout. Le dîner sera bientôt servi. Tra poco le porteranno da mangiare. Mademoiselle, monsieur, au revoir. Stia tranquillo, monsieur Spada. Questa è una delle migliori cliniche del sud di Francia. Sta in buone mani. Siamo tutti nelle mani del signore. Comunque, grazie, signorina. Aspettatemi fuori. Ma tu sei sicura chi sta? Al 100%. Sicuro, sicuro. Sì, dovete stare tranquilli, è tutto a posto. Avete bisogno di qualcos'altro? Un po' di riposo. Allora, se permettete, noi andiamo a mangiare qualcosa, sa, dopo il viaggio. Ah, qui ci sono i nostri numeri. Sono numeri politici, eppure quello di Audi, se non dovesse capire qualcosa, potete... rispetti. Ma che minchia mi significa che mi finivo credendo, Significa che hai perso abbastanza, Matteo. E qua hai potuto decidere, pezzi con di cazziani! Ma perché te la prendi con quello? Con cui l'hai picchiare? Prendila con chi ti ha messo il tetto alla carta di credito! Picchia giù il suo direttore! Ora lo faccio venire che chi picciola in mucca il suo cognome! Ma te, ma sono le 5 del mattino! Ma minchia menteria! Ma tu, Michele, non è tua! Oh, ma te la può vittare pure a chi, sacca! Ma che succede, Matteo? Oh, mi fai venire i piccioli, spicciati! Va bene, adesso ci vado. Sì? Da dove? Ok. Matteo Canistra ha chiamato la moglie dal casino di Aix-en-Provence. È vicino a Marsiglia, la francese ha una casa anche lì. Cambiamo programma. Così questi manco ci rimborsano. Tranquillo, a Parigi ci andiamo lo stesso, da là si vola a Marsiglia. Ovviamente a carico nostro, no? Eh certo. Lavora gratis se mi era capitato, ma a pagare per lavorare ancora no, ma... Andrà tutto bene, zio, non vi dovete preoccupare. Zio, state tranquillo. Noi vi aspettiamo qui. Contez jusqu'à 10. 1 2 3 4 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Thank you.
attendez-vous? Oui. La prossima gira a sinistra. Sempre dritto e siamo sotto casa di lei, ok? Bien, merci. Merci. Bene lo parli con il nostro francese. Ci aspettano là. Cucina è tutto a posto. Le Figaro. Le supplement. Forse ci siamo. Questo è lo scontrino di un bar. Questa invece è la ricevuta di un parcheggio. Stesso giorno, stessa strada. Vedi, quasi stessa ora. Vedere. Però 2 ore per prendere un cappuccino mi sembrano troppe, no? Ah. Ecco, qua ce ne sta un altro, vedi? Stesso parcheggio, 2 giorni prima. Permesso o non permesso, ci deve entrare là. Ti sto dicendo di aspettare i francesi, sennò qua scoppia un casino. Ce li ho davanti i francesi, mi stanno precedendo, accelera! Roberto, non fare cazzate. Bonjour. Bonjour. La chambre de Monsieur Spada. Spada. Police. Vite, vite. Spada. Chambre 512, 5e étage. 512. Merci. Quinto piano. Stanza 512. Vediamo l'ascensore. Al quarto piano. Di qua per le scale. Forza ragazzi, veloce. Thank you.
Che scrivole? Monsieur Spada! Il est parti! Parti! Quand? Je ne sais pas, cette nuit peut-être. Il a oublié ça. Mais quand on les a retrouvés, il était déjà parti. Bisognava andare via subito. Noi nelle cose ci dobbiamo mettere tutta la nostra fede. Ma anche un poco d'attenzione. E restare lì non era più buono. Sì, ma perché dite così? Perché sentivo così. Oh, che succede? Mi sentite male? I crocifissi. Me li tolsero e mi scordai. Pare che dorme. Siamo sul luogo del ritrovamento. È stato rinvenuto nella macchina data alle fiamme il cadavere carbonizzato di Nino Cappello. Il procuratore Doni ha preso Nino Cappello. Cappello? Esattamente. Nipote di Totuccio, capofamiglia ucciso dai corleonesi durante la guerra con i palermitani negli anni Ottanta. Quello di Quirina disse che non doveva restare neanche il seme. Bravo. Sì, ma poi si era accontentato di farne scannare un po' e di spedire quegli altri in America. Il patto però era che se volevano campare dovevano restarsene là. Gli scappati. Però adesso sono tornati. Senza permesso. È ricominciata la guerra. Farà di tutto per impedirla. Qualcuno ha approfittato della sua debolezza per regolare un conto in sospeso. E mo si deve muovere per forza. Chi? Chi fu? Ossia Usabe. Piglio pane. Le vostre parole non bastarono. E per mia quando non bastano le parole. Se Bossia vuole. No, no, Ceccio, non voglio. Non voglio. Quando non bastano le parole. Bisogna usare parole nuove. Parole più convincenti. Che toccano il cuore di chi non vuole ascoltare. Assiettete. La malattia che mi colpì non fu solo una disgrazia, ma fu anche un segno. Noi dobbiamo raggiungere la nostra terra promessa. Abbiamo iniziato il nostro cammino e ora lo dobbiamo concludere. Concludere. In pratica. In pratica noi continuiamo a chiedere un contributo a tutti, come abbiamo sempre fatto. Ma ai più grandi ci dobbiamo diventare soci. Ce l'hai presente il centro commerciale
È Montecavallo quella che stanno costruendo. Minchia, e come non ce l'ho presente? Ecco, di chi ti possiamo pigliare qualche cosa sui materiali, sui macchinari? Ma spiccioli sono. Spiccioli? Con tutto il rispetto, sempre 400 milioni di euro sono. Noi dobbiamo fare impresa, Ciccio. Entrare nel capitale sociale delle aziende. Fare società. E farci assumere persone che diciamo noi. Questa è la nostra terra promessa. Diventare invisibili. E pulite. Zio, c'è una cosa che non capii. Che c'entra questo con i lupani e gli scappati? I piccioli aiutano a capire. E aiutano anche a dimenticare. A volte però dividono. Noi li usiamo per unire. Organizza un incontro con tutti. Con gli scappati e con quelli che li vogliono scannare. Ma zio, chi di capace che si spara? Voglio davanti a mia i cappello e i lopane. Si devono abbracciare. Amone, pigliamo un caffè, amone. Diciamo, pigliamo. Amone, che sto caffè ti allunga la vita, sai bene, non ti preoccupare. Ci vuole vedere. Ciccio dice che è per parlare, ma se che la cosa non gli andò giù. Ma non obbligati siamo. Quando lo zio chiama, ci vai e basta. Il vecchio è in difficoltà. In sua assenza qualcuno ha acceso una miccia che può far scoppiare una nuova guerra. Ma adesso che è tornato, debole e convalescente, si trova a dover riportare la calma. Ma se questo per lui è un problema, per noi deve diventare un'opportunità. Ragazzi, dobbiamo continuare a stare addosso a Manara. Primo perché è il suo braccio destro, e questo lo sappiamo tutti. Secondo perché sarà lui a organizzargli tutti gli incontri. Non lo dobbiamo perdere di vista un minuto. Sì. D'accordo? Forza. Nell'affare ci devono entrare due. Capo, è lui. È lui? Però così la nostra parte. Dov'è? Al cantiere è diventata al casale. E io sinceramente su Ciccio non ci voglio rimettere, eh. Che fa? Ti mette a discutere le decisioni lo zio in un momento come questo? Ma chi discute? Dopo tutto quello che abbiamo fatto con lui, io mi aspetto almeno le spiegazioni, no? Che vuoi tu? Le spiegazioni? E da quando decidi tu quello che zio deve o non deve fare, ah? Qua sta per scoppiare una guerra, zio sta cercando di evitarlo, capisti? Ciccio, forse mi sono spiegato male e chiedo scusa. Ah. Io sto dicendo che in qualche modo, qualche spiegazione qualcuno me la deve dare. E ora ti dico che cosa io ti vuole spiegare. A Tia e a tutti quanti gli altri. Questa è una cosa grossa assai, eh. Resteranno tutti contenti. Domani ti porto tu, zio. Tirati libero alle 8:30, ci vediamo davanti al Bulbar, intesi? Lo porta da Itu. Noi eravamo romani. Abbiamo 12 ore di tempo per organizzarci. Giocare da solo. Sei già le mosse del tuo avversario. Compenso quello che non succede nella realtà. Facile così. Dottore? Sì. Manara non esce. Africa. Neanche Canessa si muove. Sono quasi le. È 8:35. Non mi piace.
capo? Sì, mi dica. È successa una cosa strana. Cioè? La cimice al casale Manara si è sentito uno schiocco, come se... Come se? Come se si fosse interrotta l'alimentazione. L'hanno scoperta. Ma che è successo? È finita. È finita. Ce ne possiamo andare tutti a casa. Che Dio ti benedica, Calò. È sempre una grande gioia vedervi, zio. Sì. Però stavolta mi devi ascoltare. Come portasti? È un primo sale. Ah. Me lo manda mia moglie. Trase, trase, amico mio. Abbraccia. Il mio più profondo rispetto, zio. Accomoda. Mettete là. Stavamo mangiando qualcosa. Vuoi favorire? Vedete, amici carissimi, non è la prima volta che famiglie divise da profonde incomprensioni si assettano l'una di fronte all'altro. Ma proprio questa è la dimostrazione che noi siamo sempre una sola cosa. Ricordatevi, non vi chiederò di stringervi subito la mano rispetto alle vostre posizioni, ma io so che lo farete dopo che mi avrete ascoltato. Non aspettiamo nessun altro. Manara e Canistra non sono andati all'appuntamento e la microspia al casale è saltata. Sapete che significa, no? Significa che ci hanno scoperto, che hanno saputo che gli stavamo addosso. Che vuol dire saputo? Che qualcuno gliel'ha fatto sapere. Come si dice, c'è una talpa. Dove? Dove? Potrebbe essere ovunque. Al ministero. In tribunale. In questura. Alla Telecom. Potrebbe essere addirittura qua, in mezzo a noi. Voi su chi è che mettereste la mano sul fuoco? Hm? Di chi è questo? E di chi è? È il mio. Perché qua c'è il mio numero? Perché qua sopra c'è il mio nome e il mio numero di telefono? E tu? Non hai telefonato a tua moglie? Non gli hai detto siamo vicini a, stiamo andando a? Quanto è bella la Francia, la Costa Azzurra! E tu? Non hai comprato un regalo per tuo figlio? In quell'autogrill a Lione? O era per tua moglie? Ma non mi ricordo. Di nessuno! Ci si può fidare di nessuno! Io faccio questa vita da 20 anni. Mi sono fatto tutti i funerali. Certe volte la notte mi sveglio perché ancora sogno che salti in aria con la macchina. Ho imparato a sopportare tutto. Le notti insonni, 1600 euro di stipendio, mai un giorno di ferie. Ma la sfiducia no. Se non ti fidi di me, io me ne vado a casa. Aspetta. Scusa. Scusate tutti. Stai attento, Roberto. Stai diventando come lui. 20 anni fa, proprio qua dentro,
finirono molti uomini d'onore. Tappezzati a questi ganci, o sciolti nell'acido, o bruciati sopra le graticole. Fu una guerra inevitabile e il prezzo fu molto alto. A quella guerra ci portò degli infami, che portarono processi, che portarono condanne, e quelle condanne portarono bombe, e quelle bombe portarono altri cornuti, cornuti pentiti, che portarono altri processi, altre condanne. Scusasse, zio, con tutto il rispetto, forse dimenticate che quella guerra vi portò dove siete ora. Il prezzo fu alto per tutti, ma per qualcuno lo fu di più. Col qualcuno non capite da che parte stare. E ora vuol far finta che non ci furono vinti e vincitori. Nessuno se l'è scordato come andò a finire. Quello che dovevamo pagare, l'abbiamo pagato. E chi lo dice? Voi? No, non noi, che siamo vivi, ma tutti morti, ammazzati. I fratelli, i cugini, tutti gli amici che abbiamo seppellito. E per finire, l'esilio. L'esilio. Non è abbastanza? Non è mai abbastanza! Sentite, ti prego, mettete a sedere. In da guerra perde anche chi vince. E noi perdemmo molto. Ci siamo rifatti grazie alla nostra buona volontà e al nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo fatto molto per rimettere in piedi questa bella cosa nostra. Ma possiamo fare molto più assai. Ci sono miliardi che possono venire, per esempio, dal centro commerciale di Montecavallo, o un fiume di piccioli. Zio, lì il becco già ce lo mettiamo noi. Il becco? Scherzi. Che se incominciamo a scannarci di nuovo, non vediamo neanche quelli. Io vi sto parlando di una cosa nuova, grossa assai, che porterà tanta acqua in Sicilia da toglierci la sete a tutti quanti, a quelli che stanno già dentro, con le famiglie, e a quelli che sono rimasti fuori per troppo tempo. La cosa nuova è di fare società con chi costruisce. Io la società la feci con quelli del centro commerciale. E vi propongo di entrarci magari pure a voi. Le vostre parole, zio, sagge e generose, toccano quello che sentimmo qua quando chiedemmo di tornare. Questa è casa nostra. Noi altri per troppo tempo siamo rimasti lontano. E non torniamo, no, per cercare vendetta. Perché i morti sono morti e nessuno li può resuscitare. Torniamo per ritrovare la nostra famiglia. Sta attaccando le sue ossessioni. Che figura da stronzo. Se quello è il latitante da 40 anni, non è perché non siamo bravi. È che amici dappertutto. Anche dove non dovrebbero essercene. Sai che facciamo? Li chiudiamo tutti. Manara, Canistra, i pastori ci hanno scoperto. E non li chiudiamo tutti. Fermo, fermo! Fossi in te non lo farei. Esci, mezzo a dai! Che picchia dovete! Porco passatevi! Sono in merda! Sono in merda! Si dia un'occhiata a questa. Eh? Sarà certamente una lettura di grande intrattenimento, mamma mia. Vada, vada. Capo, ma di che cosa ho trovato? Guardi qua, un bel barattolo di mele fatto in casa. Magari alla fine lo capisce che gli conviene parlare.
Hanno messo le mani sul centro commerciale di Montecavallo. E questa è l'ennesima mutazione genetica dello zio. Entrare in società con imprese pulite. I soldi che faranno sono leciti. E noi questo cancro non sapremo più distinguerlo dalle cellule sane. Perché le cellule sane non ci saranno più. Tutti coinvolti, tutti mafiosi, e quindi nessun mafioso. E la mafia tornerà a non esistere. È per questo che dobbiamo fare in fretta. Avvocato, noi dobbiamo controbattere punto su punto. Ci dobbiamo impedire di usarle queste intercettazioni. Qua bisogna fare qualche cosa. Qua non si tratta delle parole di qualche infame come succedeva prima. Qua sono le parole tue che ti inchiodano. Le tue e basta. Guarda qua. Intercettazione ambientale in un cascinale nei pressi di Cimina. E qua, conversazione con Canista Matteo. Non posso fare niente, lo capisci? Tu capisci? Che qua succede l'ira di Dio se questi bloccano tutto. Per colpa mia. Che succede? Il cantiere è sotto sequestro. Lo conosce quest'uomo? Sì. Chi è? Un signore che ha una certa esperienza nel mondo degli appalti, che è venuto a offrirci servizi per noi estremamente vantaggiosi. Non ne dubito. Tant'è che il consiglio d'amministrazione a Milano ha subito accettato l'offerta di costituire una società congiunta. Beh, si capisce, no? Del resto i servizi che questi signori vi offrivano erano, scusi, come ha detto esattamente? Vantaggiosi. Vantaggiosi? No, no. Ha detto estremamente vantaggiosi. Ma lei ha capito con chi vi siete messi in società? No. Cosa Nostra le dice niente? La mafia. La mafia che ricatta, che minaccia, che uccide e che adesso ha deciso di cambiare pelle. Noi non abbiamo mai avuto niente a che fare con la mafia. Noi abbiamo a che fare con delle società. E non sappiamo e soprattutto non possiamo chiedere il certificato penale di tutti i soci. Facciamo affari. D'altronde la vigilanza aspetta ad altri. A noi, non è vero? Ma perché invece non dice che quello che le interessa veramente è solo fare soldi? E che se ne frega se questi soldi puzzano di morte? Roberto, lascia perdere. E no che non lascio perdere. Lo sa che cos'è lei? Lei è un colluso. E lei è un illuso. Quando è successo? Stamattina presto, non ce ne siamo accorti. Si è reso conto dei danni procurati all'organizzazione. Ha capito di essere stato l'anello debole. Poteva pentirsi. Ha preferito ammazzarsi. Ha pagato per tutti. Prima che gliela facessero pagare a lui, magari anche alla sua famiglia. Devoto fino all'ultimo. Ha tolto allo zio pure il problema di far capire agli altri che succede quando si sbaglia. Un altro dei fedelissimi che se ne va. E mo cosa gli resta? Che gli resta? A me me lo chiede. Io manco sapevo che lo zio si era messo nelle mani di Ciccio Manara. No, non le stiamo chiedendo un nome, vorremmo sapere che cosa potrebbe fare adesso. Adesso? Io lo conosco bene, a quest'ora qui sicuramente si starà scortecando il dito. Lui fa sempre così, quando è nervoso, quando non sa che fare. Fa così. E in questo momento vi starà mandando chissà quante maledizioni. A che genere di gente potrebbe affidarsi ora?
Si fidava poco prima, figura d'ora. Adesso che gli avete tolto a uno le persone che aveva accanto, non si fiderà più di nessuno. Vabbè, ma qualcuno dovrà pure appoggiarsi, no? Minchia, dottore, con sto fumo, sta fumacando, eh? Avanti Morra, ci dica. Avanti Morra, ci dica, che cosa? Io non ho idea. Insomma, lei che farebbe se fosse a posto suo? Ma quello che farei io al posto suo? Che cosa vi interessa a voi? Sentite, scusate, non è che vi vedete una scherzettella di un goccio di vino? Perché ho la bocca asciutta. Se si può avere. Rosso o bianco? Per me è uguale. Santino! Rosso. Una bottiglia di vino rosso e un bicchiere, per favore. Voi dovete sapere una cosa, che esiste Cosa Nostra e i Corleonesi. Quando capirete questa differenza capirete perché alcuni contadini che prima erano dei morti di fame sono diventati padroni di tutto. E capirete pure che un zio non lo prenderete mai. I Corleonesi sono diversi. I Corleonesi. Corleone. Del giudice Doni, la magistratura ha deciso il sequestro dell'impresa di costruzioni che è indagata per favoreggiamento a Cosa Nostra. Oltre al sequestro del cantiere, il magistrato ha disposto perquisizioni presso la sede centrale del gruppo a Milano. L'ultima notizia riguarda la morte di Francesco Manara, detto Ciccio. L'uomo era in carcere, si è tolto la vita impiccandosi in cella. C'è qualcosa che posso fare, zio? Ora il sangue si farà acido. Buongiorno, zio. Salutando. Ho piantato un seme che aveva preso. Aveva solo bisogno di un po' di pace per crescere, per diventare una pianta forte, generosa come questa, che desse frutti a tutti quanti. Buonasera. Buonasera, buonasera, sì. Dicono che quando uno muore rivede tutta la sua vita, tutta. Io ho sentito dire di una grande luce. Quello che raccontano le persone che sono state un passo dalla morte. E io credo in quella luce. La vita mia la rivedo. La rivedo tutti i giorni. Feci cose importanti, grandi, ma anche cose tinte, gravi. Che cosa intendi per grave? Spiegati, figlio. Nella Sacra Bibbia, padre, si parla di un disegno divino, no? E in quel disegno c'è posto per tutti. E ognuno fa quello che deve fare. Anche io feci la mia parte. E se fortunato, allora, puoi stare in pace. Ma questo, padre, me lo dovete dire voi. E tu racconta meglio, così che io possa capire. Certe notti d'estate mi piace guardare le stelle. Uno spettacolo meraviglioso, magnifico. Stelle, stelluzze, tutte appese. È come se una mano le tenesse tutte quante per non farcele cadere addosso. Una mano invisibile, un burattinaio che tiene le stelle ma tiene pure a noi. No, non siamo burattini. Noi abbiamo un cervello, un'anima e libero arbitrio. Libero arbitrio? Cosa vuol dire, padre? È una parola che non ho mai capito. Che ogni uomo è responsabile delle sue azioni. Sì, ma c'è anche un proverbio che dice non si muove foglia che Dio non voglia. Sì, ma la foglia può solo restare attaccata all'albero o volare via. L'uomo no. L'uomo può decidere se sacrificare la propria vita per quella degli altri. Ma cosa ne sappiamo noi della vita di una foglia? Magari per lei staccarsi dall'albero è una cosa terribile. Ma c'è una differenza fondamentale. Solo l'uomo
può pentirsi delle sue azioni. Tu ti sei pentito? Ti sei pentito di quello che hai fatto? Pentito, padre? Si pente. Si pente chi sceglie. Un picciotto che non ha di che mangiare. E si piglia le cose dell'altri. Ma di che si deve pentire? È un uomo che, per non essere colpito, padre, colpisce lui per primo, ma non è lui che sceglie. No. No, pentirsi no. L'unica possibilità che Dio ci ha dato per perdonarci è che nel nostro cuore ci sia un profondo e reale pentimento. Tu devi pentirti, fratello. Tu devi confessare tutti i tuoi peccati e pentirti. Prima di chiedere l'assoluzione, tu mi devi dire quali sono i peccati che hai commesso. Hai fatto violenza a qualcuno? Rispondi, hai ferito. Hai ucciso. A questo punto, la società che si era costituita tra noi e gli scappati, sotto la vostra benedizione, è esperienza finita. E ora gli stessi problemi tornano più gravi di prima. Corleone. Faro Manara e Morra glieli abbiamo tolti di mezzo. E nessuno di loro era corleonese. È rimasto solo. Che può fare? Quello non può che tornarsene al paese suo. Farà la sua gente. A Corleone. Dottor, quel posto per noi è impossibile. Andarci senza farsi notare, poi non ne parliamo proprio. Poi pensare di pedinare proprio. Come si fa? Dobbiamo ancora ripristinare la microspia scassata a casa dello zio. E non lasciano mai incustodita. O c'è la moglie, o c'è il figlio, o viceversa. Ma io un'idea ce l'ho. Aspettare. Tanto noi dobbiamo sempre aspettare. Babbo, sapete che c'è? Domani è Natale, no? Direi di sì. Ecco, vorrà dire che questo Natale ve lo passate a casa. Eh? Avete capito bene. 3 giorni di tregua. Da passare in famiglia o per cercare di farselo una famiglia. Non possiamo mollare tutto qua. Qua basta uno. Chiami, ti danno 3 giorni, dai. Pronto, Pina? Giuro, 3 giorni. Come chi è? Sicuro. Se ti va, così recuperiamo un po'. Ok. Ciao. Lo devo ammettere, faccio schifo. Speravo ti dicessi di no. Sai che con il fatto che Natale le persone sono più buone, magari io e te potevamo in qualche modo, no? Potevamo? Dico che ce lo potevamo passare magari insieme, questa è una piccola vacanza. Tanti auguri, Africa.
Questa notte santa, Omegore si riempie di gioia, a pensiero che siamo vicini. Tanto che mi pare di poter allungare la mano e accarezzarvi per darvi la mia benedizione. Mi fa piacere di fare qualche cosa. Ma che va a fare? Tutto pronto, noi Natale lo facevamo lo stesso, pure che non ve ne vada tu e tuo figlio. Allora un poco di spumante. Io spumante va bene, ci mettiamo a tavola alle 8:30. E noi veniamo un poco prima. Quando volete. Ciao allora. Ciao. Ehi, c'è? Che è successo? Domani la moglie e il figlio vanno a passare il Natale dalla cucina. E la casa rimane vuota. Vabbè, questa era per te. Vuol dire che ce la beviamo insieme. Che fai? Recupero gli altri. Siamo ancora in tempo. Vabbè, per una volta possiamo pure organizzarci. Io mi incazzerei. E loro pure. Uomo che apprezza le sorprese. E dover mentire non aiuta. Nessuno che ti ama davvero riesce ad essere comprensivo per troppo tempo. Se gli chiedi di rinunciare a te, si prende questi 3 giorni, Fiore. Non possiamo sempre perdere tutto per questa caccia infinita. Va bene così, non mi serve nessun permesso. Buon Natale, Fiore. E dai. E un attimo. Occhio che come niente hanno lasciato un filo, un capello. Certo, ma chi è che va a rubare a casa dello zio? Stiamo entrando in campana. Ricevuto.
sì, sì, tutto a posto. Mi ero coricata. No, è che non mi sento ancora bene e non mi viene voglia di tornare di sotto. No, con Antonio non ci voglio più parlare. Tutti Natali a così. Sempre la stessa cosa. Io non mi vedi più. Volia una serva a canciare indirizzo. Come? Ah? Grazie. Grazie per l'ospitalità. E buon Natale pure a te e a tutta la tua famiglia. Signora del piano di sotto. Deve essersi lasciata col marito. Proprio stasera. Deve essere pure un po' sorda. Capo, che facciamo? Andiamo avanti. Oh, non perda d'occhio quella porta. Si separa mai dai suoi scarponi da montagna, dai suoi jeans, dalle magliette polo, da tre crocifissi che porta al collo. Ma soprattutto non si separa mai da un sacco a pelo blu nel quale dorme. Lui è qui, vicino. Che mi dici di questi? Sono tutti vecchi di Corleone che hanno avuto a che fare con la giustizia. Tutta gente che conosce lo zio da una vita. Io penso che se deve rivolgersi a qualcuno del suo paese di veramente affidabile, può essere uno di questi qua. Ma chi? Tanti. Tutti forse. Pittini Carmelo, per esempio, un suo vecchio amico. È stato anche reggente della famiglia di Corleone quando Iddu e lo zio Totò erano in guerra con i palermitani. Pullara Leonardo. Un altro vecchio amico, che nel 1963 resta una testimonianza a suo favore e lo salvò da una condanna per omicidio. Spanò Michele. Alfie, uno, due al massimo. Tu su chi punteresti? Messana Domenico, 5 anni per associazione mafiosa. Perché proprio lui? Perché suo figlio Giuseppe c'è un cementificio dove lavora anche il figlio di Iddu. È lui? È lui. La macchina lascia sempre là, ogni giorno. E certo, telecamere, sorveglianze. A noi ci piace di più quando è così.
minorenne, perciò come si può stare? Ma mia, sono a pezze, sono. Ave 6 ore che non mi fermo. E lei pensa che è finito qua? Devo guidare tutta la notte, per 2 piccioli di merda. Mangio il panino e me ne vado. Vabbè, sbrigati e sparisci. Ne vuole un poco? Ho detto sbrigati e sparisci. E non faccio complimenti, guarda che è buono. Fatto. Quasi, satellitare a posto, manca solo il GPS. Fatto GPS. Meglio che prova, dottor. Ottimo. Dai. Aspetta però, hai staccato la batteria. Rimetti l'ora. Ah, giusto. 5 minuti. Dai. Allora non mi sono spiegato. O te ne vai o ti pigli a calci in culo. Non vuole un poco. Che ha pistola. Vai. Ma rendo, va bene, me ne vado, chiedo scusa. Allora? Spostamenti sospetti ancora non ce ne sono. Lo so, bisogna avere pazienza. Roberto, guarda. Il nostro amico che non parla. Frequenta assiduamente casa dello zio. Vabbè, lavorano insieme. Eccolo che riesce. Ma che tiene in mano? Un sacco della spesa? Della spazzatura. Ah sì, scusa. E non lo butta. Il GPS, vediamo dove va. Piazza Calatafimi, è dove abita suo padre, Domenico Messana. L'amico di vecchia data. E come immaginavamo noi? È il figlio di Messana, che con la scusa del lavoro fa da tramite tra Indo e suo padre. Dobbiamo stare addosso a suo padre, il prossimo passaggio è lui. Calma. Ragazzi, rischiamo? C'è sulla luce, esci. Via. Facciamo finta che stavano qua, via qua, dai. Oh! Che minchia state facendo, eh? Ciao, Lupara, via. Chi fu? Tommaso! Che è successo? Stavano cercando da rubare. La mia macchina!
la vostra, ci sparai a pallettoni. Peccato che non li avete presi questi grandissimi corrodi. Vi ringrazio. Dovere, se facciamo conto sugli sbirri qua, siamo freschi. È andato. Ma tu che ora fai? Le 9:05. Problemi? Tutto a posto. Questo ha notato qualcosa. Pensateci bene. Questa è la reazione di uno che ha capito che c'è qualche cosa che non va. L'orologio. Che? Non ho fatto in tempo a rimettere l'ora. Cazzo! Mi dispiace, capo, ma quello ci stava sparando addosso. Veramente, dottore, la colpa è mia. L'ho tirato fuori di peso quando ho visto che il vecchio è uscito fuori col fucile. No, no, la colpa è mia, solo mia. Non dovevo chiedervi di mettere quella cimice, non a questo punto. Scacco. Un'altra volta. Dove vai? Prendere una boccata d'aria. Aspetta, aspetta un momento. È vero che in certe partite le cose si mettono così male che come ti muovi ti fregano. Ma uno che può fare? Deve muovere per forza, altrimenti ti arrendi. Ecco, lui deve muovere per forza. Se veramente è attorno a Corleone e i Messana sono la sua catena di comunicazione, non può tenerli fermi, tagliarli fuori. Cosa nostra è in fibrillazione. E con il sequestro del cantiere del centro commerciale di Montecavallo sta per scoppiare una nuova guerra. E lui deve far sentire la sua voce. Se vuole continuare a comandare, deve muovere per forza. Sì, ammesso che sia così, anche noi non stiamo meglio, eh? Ormai è allertato. Messana la macchina non la prende più. E allora non lo pediniamo più, non lo seguiamo più. Niente più cimici. D'ora in poi usciamo di qua soltanto per piazzare le nostre telecamere. Le voglio ovunque, però dobbiamo fare in fretta. Prima che cambi di nuovo rete di comunicazione. O che se ne vada, se è davvero vicino a Corleone. C'è fuori un problema. Che tipo di problemi? Sbirri. Ci misero una cimice nella macchina di Domenico. E Dio che fece? Niente. Fece fendere niente. Gli sbirri non fanno paura quando lo sai che ci sono. E quando non li senti che ti devi preoccupare. Noi abbiamo sempre saputo che loro tengono gli occhi puntati su Corleone. E noi dobbiamo continuare a fare attenzione. L'importante è che noi a loro ci facciamo vedere sempre le stesse cose. Amolini ora, va. Non lo voglio far aspettare.
fatto, zio? Voi state dove state? Ma fuori c'è una brutta aria. Gli scappati tornarono per regolare dei conti, a testa alta, senza paura. Ingabbiarli con i piccioli fu una buona idea. Ma adesso questi piccioli dove sono? Ci sono i piccioli. Basta sapere dove allungare le mani. Gli sbirri, tu lo sai, si fotteranno il cantiere. Ma l'importante è il sistema. È soltanto una questione di santa pazienza e da randicchia di tempo. Tempo? Forse hai chiesto tempo. Lo capisco. Organizzare queste cose non è che si può fare in un giorno. Soprattutto per le difficoltà che avete a muovervi, a fare sentire la vostra voce. E per la posizione in cui vi trovate. La mia posizione è sempre la stessa. Al di sopra di tutti. Nessuno lo discuterà mai. Ma io ho un figlio solo e non lo voglio seppellire. Ossia, si ricorda cosa diceva sempre lo zio Totò? Quando fa male un dito, la prima cosa da fare è tagliare tutto il braccio. Poi si discute. Altri tempi. Per me questo è il tempo che prima bisogna discutere. Noi ci incontreremo con il cappello e tutti insieme punteremo in alto. Punteremo al ponte. Al ponte? Al ponte. Quello che costruiranno fra Reggio e Messina, fra il continente e la nostra Sicilia, il ponte sullo stretto. Lo faranno? Non lo faranno? Ma se lo faranno, lo faranno con noi. Dimmi una cosa. Tu ci credi in Dio? Naturale, zia. Ti ricordi, no? Quando eravamo piccirelli che ci insegnavano che nostro Signore è buono. Nostro Signore è generoso, misericordioso. Ma Dio sa anche essere molto vendicativo per chi è ignorante della sua volontà. Ringrazio tua moglie. Queste melanzane sono buone. Ma tengo la pressione alta. Aspetta mezz'ora prima di uscire. Thank you.
manco se rompeva già riparaste. Ha visto che efficienza. Mizzica. È per le lezioni. Ah, capiste. Grazie a Bossia. Vai, vai, che serve tanto, vai! Due squillo ed è occupato. Forse in qualche posto dove... Che vede il mio numero attacca. Togliamolo con un altro numero. Capo! Gira a destra. Ora lo prende la 10, monitor 4. Guarda questo che sta facendo per essere sicuro di non essere seguito. Però è un buon segno, no? Uno non si spedina per andare a fare la spesa. Guarda, 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 sta girando a sinistra. Ecco, ora la prende la 12, monitor 2. Se gira a destra e va dritto lo perdiamo, eh? Ma vaffanculo, aspetta, aspetta, aspetta che forse stai... Te pareva. Va bene, ragazzi, va bene così. Che volevate fare? C'entra il primo colpo. Almeno adesso sappiamo dove piazzare le altre telecamere. Ah, oh, ma un po' di culo, un po', dico, mai. Prepara la fiona, va. Da adesso in avanti facciamo tutto da soli. Non chiediamo più niente nemmeno alle compagnie telefoniche. Ci facciamo dei pontirati per conto nostro. E non parliamo più di questa indagine con nessuno. Non chiediamo più niente, non scriviamo più niente. Se ci dobbiamo dire qualche cosa lo facciamo qua, in mezzo alla strada. E al telefono depistiamo. Parliamo di un filone agrigentino come se ci credessimo davvero. Praticamente usiamo il suo metodo contro di lui. No. Che? Okay. Ma tu devi essere impazzito. È possibile, sai. La mancanza di sonno spesso dà il cervello. 75 microcamere. Non bastano. Ma tu lo sai quanto abbiamo speso fino adesso? No, però so quanto li abbiamo sequestrati. No, questo il ministero non lo considera. Soltanto io ho firmato autorizzazione di spese per non so più quanti milioni di euro. Perché? Qui stiamo dando la caccia al capo di Cosa Nostra, non a uno scippatore. Tu lo sai quanto è importante, io lo so quanto è importante. Però sia io che te sappiamo che c'è un sacco di gente a cui fa comodo pensare che la mafia non sia più una priorità. La mafia di morti non ne fa più. Proprio quando non fa più morti che è più pericolosa. E lo sappiamo io e te però. E non basta. Allora tu prega di essere sulla pista giusta, perché se ci vengono a fare un controllo questa volta ci vorranno 10 vite per ripagare tutto. E i 10? Io uno ne tengo. E la mia già se l'è presa io. Che ti prendi? Due caffè, al vetro. Sta facendo un giro diverso. Sì, e se gira a sinistra finisce nello stesso punto dove l'abbiamo perso l'altra volta. Vai, vai, così, andiamo. Ora se non gira a destra dopo il mazzo che ci siamo fatti. Dai, dai, che dai. Ci siamo. Oh, che minchia sta facendo? Aspetta. Quella. La targa, la targa. Stiamo registrando, capo. Si svolta ora, va proprio lì.
E vai. Fermati, fermati. Si è fermato. Dobbiamo capire subito chi è quello con la cippa bianca e perché sta incontrando Messana. Messana gli sta consegnando qualcosa. È un pacco. È un altro tassello. E magari è l'ultimo. E dai, sì. Dai, dai. Sì. E dai. È il terzo passaggio. Così voi potete guardare le lezioni come avevate chiesto. È facile da usare. Che fa? Vi preoccupano le lezioni? Le lezioni andranno come devono andare. La nostra non è terra di sorprese. Ma tu piuttosto, come portasti? Io mi aspettavo risposta da Palermo. E si vede che non erano ancora arrivate quando mi portarono il pacco. E d'altra parte, zio, con tutti i giri che devono fare e il tempo che dobbiamo aspettare per fare i passaggi. Si fa quello che si può, senza rischiare troppo. Sì, sì. Forse per me arrivò il momento di andare via da qua. La jeep bianca è di una certa Concetta Consolo. E chi cazzo è? Una donna qualsiasi. E allora che vuoi da me? Solo che ha sposato un certo Pullara Leonardo. Ah. Quello che si è beccato una condanna per falsa testimonianza. Per aver scagionato lo zio da un omicidio più di 40 anni fa. Bravo. Bravo. Ora dobbiamo seguire lui. Il nostro uomo sta per infilarsi nel tratto coperto. Tra poco dovreste vedere. Sì. Eccolo. Ha preso una strada sterrata. Il mondo va. Eh no. Lo perdo, dottor, lo perdo, l'ho perso. No, che perso? Sto stronzo. Esci fuori. Ah, eccolo. Gira. Sta girando a sinistra. Si è fermata adesso una masseria, dottor. Riuscite a identificarla? Un momento. Solo un momento, capo, che guardo sulla piantina. Sì, quadrante C12. Il secondo fabbricato. Ragazzi, controlliamo tutto. Proprietà, utenze. Tutto. Ok. Ah, ci serve una jeep come quella, eh? Buongiorno, zio. Scusasse, tra un poco ci porto la ricotta fresca. Grazie, Rosario. Ti voglio ringraziare, sai? E di che cosa? Di tutto. È ora che me ne devo andare. Ti voglio dire tutta la mia riconoscenza. Qualche cosa che non va bene a Vossignoria? No. Qualche cosa che ho fatto io? No. Tu sei un bravo cristiano. Sono altri problemi che devo risolvere. Ti volevo dire che se un giorno entri qua dentro e non mi trovi, non ti devi scandare. E perché me ne volete andare? Se sta così bene, c'è l'aria buona. Mamma mia, dopo un poco, respirare la stessa aria mi fa male. Però una cosa me la puoi fare. Come annasse? Dai a picchiare cura di età. Così come me la sono presa io. A lei quest'aria ci fa bene. Magari con mia, dopo un poco, muore. Eh?
sempre a disposizione. Bravo. Vai adesso, vai a pigliare la raccolta, eh? Ecco, qui di solito non entra. Arriva, apre la porta, ma non entra. Chi lo sappiamo? Santa Maria Rosario, pastore, residente a Corleone. Lì c'ha le pecore, ci fa il formaggio, lo vende e la sera torna a casa. Perché uno che sta lì soltanto nelle ore di luce improvvisamente consuma il triplo di energia elettrica? Magari ha solo comprato la macchina per fare il formaggio. Oppure lì c'è qualcuno che ultimamente ci resta anche di notte. I consumi sono aumentati esattamente da... a Fiere. 10 giorni prima che arrestassimo a manare gli altri. Se fosse così vorrebbe dire che lui sapeva già che aria tirava. E ti stupisce? Quello sa sempre tutto prima. Ma non trovi assurdo che se ne stia tutto il giorno chiuso là dentro? A 20 metri da dove quel pastore vende il formaggio. Con gente che va, gente che viene. E con una pattuglia della polizia sulla statale. Un mio vecchio commissario diceva che il miglior rifugio per il latitante è a 5 metri alla caserma dei carabinieri. Ma stiamo prendendo una cantonata colossale. O è diabolico. Ah, ma poi c'è un'altra cosa. Fiore, gli faccia vedere. Guardi, dottore. Questo è un satellite che trasmette le immagini su internet. Questa immagine è stata ripresa un paio d'anni fa. Se la confrontiamo con le immagini nostre di oggi, al casolare è stato aggiunto un pezzo di costruzione che 2 anni fa non c'era. Eccolo qua. Questo è un tubo di scarico. Hai capito? Hanno aggiunto un bagno. E da che mondo è mondo i pastori il bagno non lo usano, per quello c'è la campagna. Allora io mi domando, e se lì dentro c'è qualcuno che non può uscire liberamente e che invece magari ha bisogno di usare il bagno spesso? Minchia, allora è vero. Allora ci siamo. Sembrerebbe di sì. Là dentro c'è qualcuno. Quando ti vuoi muovere? Appena sono sicuro che quel qualcuno è lui. Ottima l'affluenza alle urne. Alle ore 19 il dato parziale, 77 province su 110, diceva che aveva votato il 53,5%. Il governo Pociampi, che dice che di Galvani di Bologna, arriva a Romano Prodi. Dopo l'una a Milano, nella scuola media Dante Alighieri. Il premier si è presentato con la mamma, la signora Rosa. Tutti i leader di partito e i presidenti delle camere hanno già fatto il loro dovere. Ma per votare, lo ricordiamo, c'è tempo fino alle 22 di stasera e domani dalle 7 alle 15. Al seggio bisogna presentarsi con un documento e con la tessera elettorale. Non sembra che sta parlando con qualcuno, eh? Roberto, io lo so che bisogna essere sicuri fino alla fine, ma questa volta ci sono troppi elementi. Il bagno, i pacchi, la porta sempre chiusa, ora pure questo. Sei stato tu il primo a dirlo. Iddu è lì dentro. Noi lo sappiamo e tu lo sai. No, io ancora non lo so. Vuole aspettare. Ma che cosa dobbiamo aspettare? Che ci scappa un'altra volta! Capo! Che c'è? Diciamo che voglio essere più sicuro. Più sicuro di così? Io dico, abbiamo aspettato anni. Anni!
Ma che cazzo di fretta abbiamo? E se là dentro c'è un altro benedetto faro? Roberto, i pacchi partono da casa dello zio. E chi vi dice che non restano dentro quella baracca altri 10-15 giorni? E poi partono per un altro posto. Così noi entriamo, troviamo soltanto un mucchio di buste e siamo fottuti. Per stare qua tutti questi anni ho perso tutto. Francesca, Tommaso, non so più nemmeno quanto è alto. E tutto quello che mi resta di loro sta in due cassetti in un residence di merda. Il residence Trinacria. Là si entra soltanto quando lo dico io. Tu lo sai come si chiama questa? Paura di vincere. E prende tutti quelli che sono abituati a perdere. A volte fa perdere anche le partite già vinte. Si volta verso la porta, come se parlassi con qualcuno. Va bene, prepariamoci. Appena arrivo al pacco andiamo. Ci siamo. Vorrei esserci anch'io. Ma la cosa peggiore sarebbe che sfumi tutto un'altra volta per non spiarti. Magari di qualcuno che si accorge che proprio oggi non sono in procura. Oh, voglio essere il primo a saperlo, eh? Sarai il primo. Arriva Pollara. Andiamolo a prendere. Dentro c'è tutto, per l'incontro e per la nuova sistemazione. C'è anche una mappa. Potete partire anche ora, zio. Vi aspettano. Ti ringrazio. Che Dio ti benedica. Voglio due cerchi per cinturare la zona. È importante che ci teniamo il più larghi possibile. Il vecchio non deve avere il tempo di capire che cosa sta succedendo. Il rifugio potrebbe avere delle uscite segrete. Se si infila in un buco, non lo prendiamo più. Tu resti vicino a me. E se serve, spongi. Tu pure. Anche tu. Guarda che io non ho più il fisico di una volta. Tu ti sei visto il peggio. È il motivo per perdere il meglio. Sapete cosa state facendo? Lo sappiamo. Meglio di qualsiasi altra cosa al mondo. Che mi tradì?
nessuno. È un'operazione di polizia. Posso sapere chi mi sta arrestando? Roberto Sanna, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Complimenti. Noi non abbiamo ancora capito bene che decisione dobbiamo prendere. Lei cosa ne pensa, dottore? Allora? L'abbiamo presa. Scusate. Ma è che l'abbiamo preso. Abbiamo catturato lo zio. Caro, sei finito! È finita la corte! De profilo. Ecco, però non da quella parte. Se deve girare dall'altra parte, a sinistra. Se giri a sinistra. Guardi dritto davanti a sé. Testa alta, più su, dritto. Ecco, così. Venga che prendiamo le impronte.